Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Il video di stasera è un video leggero, friccicarello, perché non mi va di tenervi per troppo tempo inchiodati davanti alla fotocamera, cioè meglio, io davanti alla fotocamera, voi davanti al telefono, tablet, computer, eccetera. Voglio fare un video shue shue easy. E quindi quale video migliore di un video haul, che non chiamerò così perché è una cosa che detesto, quindi questo no, però sarà sicuramente un video in cui praticamente vi racconterò, ma in maniera anche abbastanza en passant, le novità profumate che sono entrate di recente nel canile. Non parlerò di quello che mi è stato regalato, ad esempio per Natale, non parlerò di quello che mi avete mandato voi, perché ho ricevuto in questo periodo tantissimi pacchetti, mi sono sentita veramente una super celebrità, quindi di conseguenza sono estremamente contenta di questo. Perché, come sapete, sottolinea il rapporto speciale che si è creato con tanti di voi. Tante persone con cui mi sento con più regolarità, con più frequenza, mi hanno mandato delle cose da provare, ma sono stata tanto contenta perché anche persone per la prima volta mi hanno mandato delle cose da farmi sentire. Come sempre dico in questi casi, io non mi dimentico di nessuno di voi, però ovviamente più ci sono cose da annusare e più un po' mi perdo. Poi di base sono una persona che si perde, quindi di conseguenza se qualcosa è stato messo non accantonato, ma se è stato messo un po' da parte o è andato indietro, perché ovviamente più entrano cose, più altre tornano indietro, ma assolutamente onorerò ogni singolo gesto di amicizia e di generosità fatto da ognuno di voi, questa è una solenne promessa, quindi non vi preoccupate di questo, però proprio perché appunto non voglio far durare il video troppo tempo, non voglio oggi raccontarvi quello che mi è, che ho avuto modo di provare o comunque che mi è arrivato grazie a voi, ma quello che insomma ho fatto io con i miei, diciamo, investimenti finanziari. Non vi farò vedere quello che ho preso con il Black Friday, effettivamente me ne sono dimenticata, però vabbè, ve lo dirò a voce. Poi buona parte di questi prodotti, anzi tutti, li vedrete nei prodotti finiti, anche perché con il Black Friday ho preso praticamente soltanto prodotti tipo creme e bagnoschiuma, insomma, il solito mio acquisto erbolario che faccio in occasione del Black Friday, però ho dimenticato di prenderli, quindi vabbè, ve li rimando al futuro o quando appunto farò i prodotti finiti. Oggi quindi vi faccio vedere quello che ho preso con i saldi erbolario, quello che ho preso su Elan, ho fatto una sorta di piccolo acquisto Elan e alcuni profumi che ho comprato appunto di recente. Direi di iniziare se non ci perdiamo, però no, 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 no. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like se questo video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto lo mettetelo lo stesso per il solo gusto di supportarmi e lasciatemi un commento con quello. Con quello, dicendomi quello che pensate appunto di questi profumi, quale vi incuriosisce, quali no di questi prodotti, e soprattutto cosa avete fatto voi con i saldi, cosa avete combinato, insomma, se avete fatto dei buoni affari. Come sapete, lo scambio è sempre molto interessante e molto molto carino. Io direi di iniziare proprio così alla volée. Questo video deve essere rapido, rapido, rapido. Liquidiamo la pratica erbolario. Non ho comprato nessun tipo di profumo, anche perché i profumi che mi interessavano li possedevo già. Quelli che non mi interessavano prima non mi interessano anche oggi. Quindi ho completamente bypassato alcune linee come frutto della passione, di cui in passato avevo comprato il bagnoschiuma proprio con una scorsa, non ricordo bene quando, tornata di sconti. Non mi aveva neanche particolarmente entusiasmata, gasata, quindi non ho ritenuto necessario riacquistarlo. Ho comprato 4 bagnoschiuma. Partiamo da Hortensia, questo direttamente dalla mia doccia perché l'ho già messo in uso. Come sapete, se vi ricordate i vecchi aficionados, io avevo il profumo Hortensia, che è un profumo che ancora oggi mi sento di consigliarvi. Parlo al passato perché non ce l'ho più, l'ho venduto e voi mi direte: ma come mai ci consigli un profumo che hai venduto? Boh, 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 incoerente. No, c'è un motivo molto specifico per il quale ho venduto questo profumo, cioè non dipende dal profumo in sé per sé, ma dipende purtroppo dai casi della vita e dal funzionamento dell'olfatto, cioè l'olfatto è lo scrigno dei nostri ricordi. Purtroppo il profumo Hortensia l'ho usato molto in un periodo un po' difficile. Mi ha scatenato dei ricordi che non voglio ricordare, e quindi rendendomi conto che mi causava un discreto magone sentirlo, lui e questo ve l'ho spesso detto, il Monoi di Tahiti di Elan, li ho venduti entrambi. Ma se non avessi avuto quei ricordi, Hortensia sarebbe ancora con me perché è un profumo che mi piace e che peraltro trovo anche estremamente originale, cioè non mi vengono in mente davvero profumi assimilabili a un profumo del genere, perché è una sorta di fiorito ambrato
di carattere anche abbastanza adulto, anche abbastanza, non dico serio, però adattabile a dei contesti anche seriosi. C'è un bellissimo profumo anche da ufficio, da lavoro. Davvero, Ortensia è un profumo che secondo me merita e che non viene praticamente cagato di pezza da tante persone che parlano anche dei prodotti dell'erbolario. Secondo me questo è un grande, un po' dimenticato, un grande sottovalutato, e visto che appunto l'odore mi piace, ho deciso di acquistare il bagnoschiuma. Il bagnoschiuma è un po' diverso dalla fragranza, perché ti lavi e il tempo del lavaggio e poi lo sciacqui via non mi crea quel cortocircuito mentale che ha a che fare con i ricordi e tutto il resto, a differenza appunto della fragranza. Quindi l'ho preso senza indugio. Non vi so dire le percentuali di sconto delle singole linee. Peraltro volevo farvi questo video prima che finissero definitivamente i saldi, perché non volevo appunto rischiare che poi magari vi poteste incuriosire a qualcosa, magari ci avreste avuto voglia di comprare quel qualcosa, ma poi insomma l'avreste trovato a prezzo pieno. Quindi lo voglio fare il video insomma finché i saldi ci sono e dovrebbero esserci. Ortensia è un bagnoschiuma sicuramente dalla consistenza leggermente, non dico gelosa, ma non particolarmente cremosa, ha quella consistenza diciamo semi gel, un po' molto liquida, se lo sbatto fa rumore, quindi non è denso, è una consistenza molto ricorrente nei prodotti erbolario. Mi piace da un punto di vista olfattivo e ripeto, è un profumo abbastanza inusuale. Non so le sue note principali quali sono, vediamo se c'è scritto qualcosa, perché ovviamente la scatola l'ho buttata. Comunque vabbè, diciamo che dire Ortensia è un po' una mossa di marketing, nel senso, qui parla di estratti di Ortensia, non so se parliamo di estratti da un punto di vista funzionale, perché sicuramente l'Ortensia è un fiore praticamente in odore, quindi dire Ortensia è un po' un'evocazione olfattiva che si vuole dare, ma non è l'Ortensia la base, il principio odoroso di questo prodotto. Riesce a essere un fiorito abbastanza caldo, infatti secondo me è uno di quei pochi fioriti che stanno realmente bene utilizzati anche in inverno e anche con il tempo freddo, quindi infatti lo sto utilizzando proprio in questo periodo con estremo piacere. Vi consiglio di andarlo a sentire se l'avete sempre un po' snobbato, se l'avete sempre un po' scagazzato, se magari non vi è mai venuta la curiosità perché non l'avete mai sentito parlare. Spero che gli possiate dare una possibilità, perché è un prodotto che secondo me merita proprio da un punto di vista di odore. Poi, in doccia sempre, ho già messo in uso Karité. Io adoro l'odore del Karité in generale, ma di questo Karité in particolare. È un odore che mi ricorda tantissimo la crema solare Copperton, questo ve l'ho già detto, per chi se la ricorda e per chi è stato giovane negli anni 90, per me è proprio uno scrigno di ricordi, mi ricorda proprio tanto l'olio solare Copperton. Questo è un bagnoschiuma sempre dalla consistenza abbastanza liquida, però diciamo a differenza di questo, il cui liquido è giallino trasparente, questo è giallino cremoso, cioè giallino opaco, non è trasparente. Si tratta di un prodotto che ho trovato leggermente più nutriente, passatemi il termine, rispetto al precedente, passatemi il termine perché ovviamente i bagnoschiuma contengono tensioattivi, insomma il principio attivo lavante, quindi è qualcosa che si lava via. Definire qualcosa che si lava via come idratante e nutriente comunque secondo me va un po' preso con le pinze, ma senza addentrarci in questo, ha un odore divino secondo me, un odore cremoso che ha un non so che proprio di, ricorda il mallo di una noce, non è tanto cocco, è proprio un burro, odora di un burro di una caratteristica comunque di stampo appunto solare, mi ricorda proprio un'atmosfera solare. Io di questa linea ho anche proprio il burro di Karité, preso però con i precedenti saldi, perché questa linea se non sbaglio è andata in saldo anche o quest'estate o lo scorso inverno, fatto sta che io in bagno ho il contenitore di alluminio contenente il burro di Karité, che tipo lo utilizzo per i capelli, però vabbè insomma non vi spoilerò perché quello rientrerà in un altro video. Questo mi piace tanto, lo utilizzo proprio con grande piacere, ha un odore ottimo e ho sempre sperato che facessero il profumo di questa linea. Quindi, signor erbolario, se sei in ascolto, io sono portavoce di quelle persone che vorrebbero il profumo di Karité, perché un po' come Argan, Karité è una linea un po' a parte, perché è una linea piena di prodotti, con tanti prodotti anche per il viso. Infatti ho utilizzato con grandissimo piacere il detergente viso di questa linea e ve lo consiglio tanto, perché è uno di quegli detergenti viso che non
vanno a seccare la pelle, non mi dà quell'effetto brutto di pelle che tira. Ma detto questo, insomma, come la linea Argan ha tante referenze, insomma, questa gamma, quindi non è semplicemente una linea profumata, una linea per il bagno. Però così come esiste la linea, il profumo di Argan, spero che prima o poi lancino anche il profumo Karité, questo veramente mi piace tanto. Poi ho preso altri due bagnoschiuma, che per adesso non ho messo in utilizzo perché ovviamente devo finire questi. Uno è Bacche Fiorilegni. Io sono sincera, quando ho aperto la scatola mi sono un attimo stupita perché non mi ricordavo di averlo ordinato. Evidentemente l'ho ordinato. Bacche Fiorilegni, vabbè, è una profumazione che è abbastanza nota, ne ho parlato anche io sul canale, ho il profumo. È un profumo che è molto autunnale, infatti mi sa che questo lo rimanderò al prossimo autunno, probabilmente me lo terrò da parte, anche per, insomma, dilazionare nel tempo l'utilizzo di questi prodotti un po' più, diciamo, di target un po' più alto, perché io non è che mi lavo soltanto con il bagnoschiuma erbolario, mi lavo anche con quelli, come avete visto, da supermercato, quindi questo probabilmente lo utilizzerò in autunno, perché credo che il suo momento ideale di utilizzo sia proprio l'autunno, visto che ha questa profumazione molto umida, legnosa, che sa un po' di cannella, un po' di chiodo di garofano, insomma, ne abbiamo parlato spesso di questa profumazione, quindi non mi voglio dilungare troppo. E poi ho preso, come non farlo, il bagnoschiuma Méharé, probabilmente lo utilizzerò non appena finirò uno dei due. Il bagnoschiuma Méharé, io sono una grandissima fan del profumo Méharé, penso che me ne avete sentito parlare così tante volte che non ne potete più, ma state pur certi che ve ne riparlerò ancora. Io non ho capito davvero, e qui aiuto, c'è questa leggenda metropolitana che ogni tanto gira che vogliono togliere Méharé. Allora, innanzitutto io sono convinta, poi magari mi sbaglio perché non ho ovviamente i dati di vendita sotto mano, sono convinta che il profumo Méharé sia un profumo molto amato e di conseguenza mi aspetto anche molto venduto. Quindi ho proprio delle difficoltà a credere che sia possibile eliminare una linea del genere. Però non capisco perché a ciclo continuo ogni tanto viene fuori questa notizia, non so se è una fake news o appunto una urban legend, circa il discontinuare di questa fragranza. Signore erbolario, sempre se sei all'ascolto, non ti permettere di discontinuare Méharé, perché ci resto veramente di merda, perché è un profumo ottimo, la crema è divina, il bagnoschiuma anche, e la crema deodorante pure. Quindi se qualcuno, però in maniera concreta, in maniera, insomma, reale, perché magari ha contatti con persone che lavorano nei negozi erbolari o con l'azienda stessa, non lo so, se qualcuno mi sa dire qualcosa, vi prego fatemi sapere, perché Méharé è uno di quei profumi che non voglio che vada discontinuato e vorrei avere l'opportunità di prendere eventualmente un backup della fragranza, benché la cosa possa suonare un po' ridicola considerato comunque l'entità dei profumi che posseggo. Però su Méharé veramente ci resto male, perché è un profumo che mi piace tanto, che trovo sempre modo di infilare e di utilizzare nel corso della mia routine, perché veramente mi piace un sacco. Quindi se qualcuno di voi sa che fine farà Méharé e di che morte morirà Méharé, se mai morirà, fatemelo sapere, grazie. Io spero veramente di no, per me è proprio uno sproposito discontinuare Méharé. Innanzitutto è una fragranza deliziosa, ma poi è una fragranza che non è per niente scontata e che secondo me avrebbe tanto da dire anche nei confronti di profumi di target ben più alti, sia di profumeria designer che di profumeria di nicchia. Cioè Méharé è veramente, secondo me, un profumo di qualità, anche proprio da un punto di vista olfattivo, quindi parliamone, perché eventualmente discontinuarlo penso che sia una mossa veramente infelice, per non dire una grandissima cazzata. Quindi su questo, cioè, spero che non faccia questa cappellata all'erbolario, perché proprio non ci siamo. C'è un profumo che sa di dattero, di spezie, che sa di tavola imbandita, il famoso profumo dei beduini. Come si fa a togliere Méharé, scusate? Cioè, secondo me è veramente qualcosa di proprio no, proprio da lapidazione in pubblica piazza, quindi mi rifiuto di crederlo, però voi fatemelo sapere. Archiviato erbolario, passiamo a Elan. Allora, ho fatto un acquisto Elan e ho conservato la scatola perché sono rimasta piacevolmente sorpresa della quantità immane di campioncini che mi hanno rifilato. Cioè, all'interno di questa bustina mi hanno inserito non soltanto, vabbè, una cartolina scrivendomi chi ha preparato il pacco e con quale profumo, cioè come se avessero tipo spruzzato una fragranza nel pacco, anche se
Sono sincera, per me l'odore della carta un po' sovrasta tutto, non che mi dispiaccia, però ok. Però è comunque un pensiero carino. E allegato c'è anche uno sconto da applicare con un carrello minimo di 50 euro. Allora, lo sconto... No, è così. No, non ci voglio credere. No, vabbè, cioè, però scusate. Il codice utilizzabile entro il 31 gennaio 2024. Cioè, ma come si fa? Cioè, questo vuol dire che appena ho fatto un acquisto ne dovrei fare subito un altro. Allora, io non voglio polemizzare, però sono veramente queste le cose in cui l'azienda ti perde un bicchiere d'acqua. E mo va bene tutto, ma può mai essere che io ho appena comprato roba e per invogliarmi a spendere... Tu mi dici che devo rispendere soldi nel giro neanche di 2 settimane? Cioè il 31 gennaio è fra 2 settimane. Quindi scusami, signore Lanna, adesso mi rivolgo a te. Rivedi un po' questa policy, cioè fallo durare almeno 3 mesi sto sconto e non ci rompere i maroni. Ecco, lo devo dire veramente in italiano. Quindi mi sto per rimangiare i complimenti, però vabbè, i complimenti li voglio comunque fare. Perché mi hanno messo tanti campioncini di tante linee, peraltro che non conosco, quindi mi è andata anche bene. Mi hanno messo il gel bagno doccia profumato di Mood, la maschera dopo sole Mono di Tahiti, il latte rinfrescante idratante di Coco Mint, lo shampoo doccia concentrato di Mango Boom, bianco d'ambra, quindi sono contenta visto che ce l'ho già il profumo, posso provare anche l'effetto della crema e anche un antirughe illuminante schiarente, insomma, della linea antitempo. Quindi un bel kit di campioncini. Sono soddisfatta. E adesso veniamo un po' alla parte clou. Vi dico che cosa ho preso. Allora, un acquisto non era al buio. Allora, premesso che ho preso tutte taglie piccole laddove erano acquistabili, perché finalmente, non so da quando, ma ne sono stata estremamente contenta, e l'hanno lanciato le fragranze piccole da 10 ml. Viva Dio! Quindi anche noi compulsivi possiamo provare qualcosa senza comprare le taglie grandi. Si presenta così il profumo. Mi sono un po' stupita perché secondo me manca tanto prodotto, però non voglio pensare che, cioè, insomma, che abbiano messo meno prodotto, però ho l'impressione che, cioè, solitamente ti aspetti che un profumo sia pieno fino all'orlo, però vabbè, non ci fossilizziamo. Il primo che ho preso è Nettare d'Ambra. Avevo paura che potessero essere dei roll-on, ma per fortuna non lo sono. Sono dei formati spray perfetti da borsetta. Certo, graficamente un po' vai a perdere un po' da battaglia, ma come sapete me ne frega il giusto e l'onesto, perché per me l'importante è il prodotto e soprattutto per me l'importante è contenere l'eccesso di prodotto. Quindi per me la taglia da 10 ml è più che sufficiente. Qual è il profumo in questione? Nettare d'Ambra. Nettare d'Ambra sarebbe il fratellino di colore nero di quello che io posseggo, bianco d'Ambra. Nettare d'Ambra l'ho sentito in erboristeria, facendo un giro per i regali di Natale. L'avevo visto, mi aveva incuriosito, l'ho spruzzato, mi è piaciuto un casino. Ho intenzione di, ovviamente, delle cose che vi mostro oggi. Oggi ve ne mostro en passant, perché, come ho detto, è un video un po' anche per fare chiacchiere, per stare un po' insieme, eccetera. Vi parlerò approfonditamente di questi profumi. Questo, intanto, però, vi dico che mi ha molto colpito per una somiglianza con un profumo che mi piace un casino, che a sua volta ha un dupe abbastanza noto e notorio sul tubo. Quindi vi invito e vi sfido a scrivere nei commenti, secondo voi, di che cosa sto parlando. È un profumo ambrato. Vi leggo la descrizione, giusto così nella parte piccola, perché ci sono anche le note, però cioè, ci vorrebbe la vista bionica per vedere. Comunque è scritto Ambrato Gourmand Orientale. Quindi, indizio, un profumo buonissimo, iconico, di una linea privé, che ha un dupe famosissimo sul tubo, abbastanza noto e chiacchierato. Secondo me assomigliano a questo, quindi forse abbiamo trovato il dupe del dupe. Insomma, contentissima di averlo preso, l'ho sentito e mi è piaciuto tanto 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 tanto, proprio mi ha colpito in negozio, e quindi ho iniziato un pochino a corteggiarlo mentalmente e poi ho deciso di fare il passo e di prenderlo. Poi, questo però è un blind perché in questo negozio non c'era, ho preso Fior di Talco. Sentivo la necessità di un profumo talcato? No. Peraltro io i profumi talcati non li uso neanche chissà quanto, però devo essere sincera,
Mi andava di sentirlo questo perché dicunto che assomigli a Borotalco Roberts, che è un profumo che a me piace tanto. Io per tanti anni ho utilizzato il deodorante Borotalco, poi ha deciso di costare un occhio della testa, quindi mi capita di prenderlo, ma quando lo trovo insomma in una buona offerta, ma soprattutto, e se avete visto il video dei finiti lo sapete, io adoro la crema Borotalco. In passato, se vi ricordate, c'era anche il profumo, l'acqua di profumo, che io non sono mai riuscita ad accaparrarmi, nonostante ho fatto delle intense ricerche appunto per trovarla, ma non c'è stato verso. E quindi niente, ho detto, oh, sarà vero che assomiglia a questo? E vi posso dire, io l'ho spruzzato qua sul cartoncino stamattina quando ho aperto il pacco. Vi posso dire sì, ci assomiglia al Borotalco, quindi sono contenta. E secondo me assomiglia anche vagamente, ma non del tutto, soprattutto appena spruzzato, al talco della strega del castello. Questo assomiglia proprio al Borotalco Roberts, quindi sono contenta di averlo preso. Appunto, i profumi talcati, come ho scambiato con Maria Cristina, avrebbero il loro, secondo me, contesto ideale di utilizzo quando, tipo dopo la doccia, per andare a letto, cosa che però io non faccio, io non mi profumo dopo la doccia, se non in rarissime occasioni in cui mi viene così lo sghirlizzo. Però lo indosserò nella mia vita quotidiana tranquillamente. Quei profumi che utilizzi quando vuoi sentirti pulito è a posto. Quindi ho preso questo. Poi vi mostro il vero motivo di questo acquisto, in realtà perché è un regalo. Ho deciso di regalare Mood, che volendo regalare questo profumo, una cosa tira l'altra, ci sono i saldi, che poi non è vero perché non c'erano i saldi sul sito Elan, però va bene, una cosa tira l'altra, beh, sono i saldi, ma non ho comprato niente con i saldi, sono stata brava, dai, su via, insomma, ho preso le cose che vi sto mostrando. Però diciamo, questo è stato, come dire, la causa scatenante, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mood è un profumo della linea degli Oud de Lan, come sapete esistono, sono anche abbastanza famosi, Wood e Good. Allora, Mood, cioè quello con la boccetta blu, ero tentata quasi di prendere anche quello, però poi mi sono un attimo ravveduta perché ha una sorta di resa un po' troppo dolciastra che non mi ha fatto impazzire. Però, amanti di Core Eterno, vi posso dire che quel profumo potrebbe essere un ottimo sostituto se volete un'alternativa più low cost, un ottimo sostituto a Catharsis di Core Eterno, che è proprio il profumo all'oud. E questo mi sento veramente di dirlo e di sottoscriverlo. Se qualcuno ha Catharsis e conosce Wood, me lo può confermare. Invece il Good non l'ho neanche sentito perché, se non ricordo male, avevo sentito o letto alcune opinioni per cui veniva paragonato forse a All'Intense Café o comunque uno di Montal. Non ne sentivo proprio l'esigenza neanche di annusarlo, quindi non l'ho neanche annusato. Poi ho sentito questo, e questo tra tutti è quello che mi ha colpito maggiormente. È un profumo con una nota sicuramente cuoiata, abbastanza intensa, anche un po' fumosa, in cui l'oud assume sempre più quella sorta di connotazione quasi dolciastra. Infatti, inizialmente, proprio nella parte iniziale dello sviluppo di questa fragranza, è il momento in cui mi piace un po' di meno. Però poi, lasciato riposare, passata una mezz'oretta, un'oretta, vi dico perché questo dura un sacco, e sulla mouillette mi è durato, non sto scherzando, 3 giorni, si sentiva proprio bene, intensamente sulla mouillette. Vi dico che poi diventa un bellissimo profumo se vi piacciono però sicuramente quei profumi che hanno una nota cuoiata, cioè proprio quei perfetti profumi che io definirei da giacca di pelle. Ma anche su questo magari ci torneremo. Vi posso dire che qui viene descritto come un bouquet agrumato, oud, aromatico, tabacco, ed è vero. Il tabacco peraltro contribuisce anche a creare questa sorta di resa un po' dolciastra, quindi insomma lo trovo un profumo molto interessante, un oud sicuramente per principianti della nota, cioè non è niente di stallatico, niente di eccessivamente animalico, niente di ferino. Se vi piacciono quegli oud proprio da pugno in pancia, no, questo per voi vi sembrerà praticamente rente i plasmon per i bambini. Però se volete iniziare a muovere i primi passi nell'oud, o se comunque non disdegnate un profumo cuoiato ma che non sia pestilenziale, perché questo sia comunque intenso, o comunque troppo troppo spinto, questo potrebbe essere un ottimo entry level secondo me per l'oud. A me piace, io non sono, come sapete, una grande fan dell'oud, forse neanche una piccola fan dell'oud, insomma io non vado a impazzire per l'oud. Però insomma è piaciuto anche a chi lo devo regalare, che non sa niente, ma glielo regalerò dopo la pubblicazione prima della pubblicazione del video, quindi tieno spoiler.
mi sento convinta, quindi vi dico mood, per me ci può stare, ma anche di questo magari vi darò dei feedback ulteriori man mano che lo sentirò anche addosso. E poi la chicca, perché non è mai troppo tardi, anzi non è mai troppo presto per sognare l'estate, la chicca è Coco Mint. Avevo visto la recensione sul canale di Mauro i profumi, ciao Mauro, un abbraccio, e sapete quando avete un po' quella cicala in testa, però poi tra una cosa e un'altra lasciate perdere, dite no vabbè ok. In questo caso la taglia di vendita è 30 ml, quindi ho potuto soltanto prendere il 30 ml, non ci sono altri formati, piccola, essenziale, assolutamente proprio tranquilla. Raga, mi piace questo profumo, meno male che l'ho preso. Allora, è esattamente quello che dice, cocco e menta. La menta è esattamente la menta delle caramelle alla menta. Proprio la menta più. Avete presente le caramelle menta più? Trovo un'immagine e cerco di mettervela in sovrimpressione. Il cocco è un cocco un po' cosmetico comunque, sicuramente un po' chimico, cioè si sente che non è un cocco che odora di noce di cocco, però sembra anche un po' latte di cocco, infatti mi ricorda anche un po' lo shampoo Garnier, quello al cocco e all'aloe. Non mi risulta troppo pesante in realtà, questo però adesso lo devo mettere da parte perché non voglio assolutamente che il mio cervello balordo faccia associazioni con l'inverno, questo deve essere un profumo dell'estate e deve essere il mio profumo dell'estate 2024 o comunque tra quelli, e quindi adesso lo metto da parte. Ne parleremo sicuramente di questa fragranza e di questa linea che sono i sorbetti di Lan, che risale all'estate scorsa. È stato lanciato anche Mango Boom, di cui mi hanno mandato il campioncino quindi lo posso sentire, e Lemon Fizz. Purtroppo anche questi non c'erano in quella parafarmacia, in quella erboristeria insomma, quindi non ho avuto modo di sentirli. Mi dispiace un po' per Lemon Fizz, perché come sapete i profumi limonati, agrumati, io ci impazzisco. Sul mango non lo so, sono abbastanza dubbiosa, perché mi sono resa conto che i profumi al mango tendono un po' a stufarmi, anche quando tipo qualcosa sa troppo di mango, tipo negli shampoo, bagnoschiuma eccetera. Spero di avere comunque occasione in futuro di sentire anche gli altri due, lo trovo molto puccioso, insomma già ve lo immagino nel mio beauty case delle vacanze. Quindi questo adesso se ne va a nanna, perché non è assolutamente il momento suo, quindi lo mettiamo da parte, ma intanto così l'ho preso. Ed è finito anche l'an, già so che volevo fare il video corto per un video lunghissimo, però nessuno, niente paura, perché di questi profumi poi vi farò veramente la recensione, quindi qua andiamo proprio veloci. Ho due tornate di profumi, la prima presa, momento decant, sono un attimo oops I need it again con i decant, quindi ho comprato 3 decant di Serge Lutin e altri decant di profumi che volevo comprare. Partiamo da Serge Lutin e andrò proprio così di corsa, perché uno ne parlerò. Come sapete Serge ogni tanto si merita il video monografico, due in realtà ne ho già parlato di tutti, si può dire. Il primo, mi levo subito il pensiero, Arabi. Ho trovato una santa cristiana che decantava Arabi, io ho finito il mio decant di Arabi, me ne rimane soltanto un'altra metà di un decant, di un ulteriore decant, paranoia di restare senza Arabi, che è stato un profumo che ho utilizzato tantissimo nel mese di dicembre, ma veramente tanto, e mi sono mozzicata le mani per non averlo comprato quando ne ho avuto occasione, porca miseria, 2 anni fa avevo trovato su Depop un Arabi a 69 euro. Io ancora mi mangio le mani per non averlo comprato, sono stata veramente un imbecille, ma va bene, e quindi adesso tiriamo avanti a botta di decant. Però adesso dovrei stare abbastanza tranquilla, perché c'è un 10 ml nuovo insieme a un'altra metà del vecchio decant, quindi insomma ho fatto una piccola scorta di Arabi. Poi ho preso Ambo à Vanille, che vi avevo parlato di Ambo à Vanille comunque, sì. Non ve l'ho recensito in maniera approfondita, ma sicuramente vi ho detto che avevo preso un Cicinin di Ambo à Vanille, e infatti è anche quello che più ho utilizzato in questo periodo, perché Arabi non c'era bisogno. Questo l'ho iniziato a utilizzare, l'ho usato 2 volte, ma ve ne parlerò, quindi insomma questo è giusto per farvi la carrellata, per un po' ingolosirvi sui prossimi contenuti. E poi per chi si ricorda il video I fiori di Serge, in cui ho detto Dio quanto è buono, Dio quanto è buono, aiutatemi, lo voglio, ho preso Datura Noir, e anche Datura Noir si va a fare un bel pisolino, perché per me è un profumo estivo che voglio collegare anche da un punto di vista di associazione mentale al periodo estivo, non lo voglio usare in questo periodo, quindi ciao, ci vediamo a giugno. Va veloce con l'utente, me la sono sbrigata. E poi ho preso altri 3 decanti, raga, passione estate, perché
sono tutti e tre estivi. Cioè, io ho lavorato oggi in previsione di quello che vorrò fare quest'estate, perché appunto sono una persona organizzata. Bene, vi ricordate il calendario dell'avvento? Sì, vi è piaciuto? Spero di sì. Vi ricordate che a un certo punto ho proprio esordito un video dicendo che non è mai troppo tardi per sognare l'estate? Sì, tanto ho fatto, tanto ho detto, ho preso 5 ml, perché questo è 5 ml di Last for Sun di Juliette Zagan. Ragazzi, questo profumo è buonissimo, ma veramente buonissimo. È il riscatto di Juliette Zagan dopo alcune uscite veramente un po' deludenti. Quindi questa è l'uscita dell'estate 2023. Profumo totalmente estivo, anche questo va a fare il pisolino, un fiorito tropicale, ma un fiorito di quelli, un po' quella modalità, se mi avete seguito negli ultimi tempi, del Sadi Shampoo, quindi non è asfissiante, ammorbante, soffocante, no, si mantiene leggiadro come la traccia di odore che vi rimane sulle mani dopo che avete lavato i capelli. Dopo che avete lavato i capelli, ovviamente, con uno shampoo di cui vi fa impazzire il profumo. Questo mi darà grandi soddisfazioni. Se non l'avete sentito, capisco che adesso siamo ancora in mood speziatoni, cuoiatoni, orientaloni, eccetera, ma se anche voi siete come me in proiezione estate o quando arriverà l'estate, vi prego, date una possibilità di annusare questo profumo, datevela, non skippate davanti allo stand di Juliette Zagan e sentite Last for Sun, perché secondo me può dare delle gioie. Però poi confermeremo, smentiremo questa cosa in estate. Intanto però vi posso anche dire che ha una proiezione fotonica, perché stamattina, fotonica pur senza appunto essere ammorbante, perché stamattina non ho resistito alla tentazione di spruzzarmelo sulla mano e praticamente io muovevo la mano per vivere, per fare le cose, mi arrivava tutto l'odore di questo profumo, riuscendo a sovrastare il profumo che avevo indossato e che avevo spruzzato su questo maglioncino, sui polsi, nella parte interna, che manco è da poco, cioè Baby Cat di Yves Saint Laurent, quindi un profumo bello power, eppure io mi muovevo e sentivo lui, quindi questo vi può far immaginare che insomma non è proprio uno che si fa mettere la polverina sul naso. Bene, in attesa dell'estate ho preso anche un profumo che stavo puntando da una vita e mezza, cioè io tipo ero lì che scrivevo sempre su questi gruppi, qualcuno decanta questo e nessuno mi cagava, finalmente qualcuno mi ha cagato. Van Cleef & Arpels California Reverie. Si tratta di un profumo che ha qualcosa in comune con quello di Juliette, perché anche questo è un profumo estremamente soave che dovrebbe proprio ricordare questi fiori dei pomeriggi assolati, però in questo caso si sente tanto l'odore del gelsomino, l'ennesimo gelsomino, sì, sì, perché di gelsomini non ne abbiamo mai abbastanza. Io non ne ho mai abbastanza di gelsomini, voglio sperimentarlo in tutte le modalità, in tutte le tipologie, e ultimamente mi sono accorta di apprezzare tantissimo questa tipologia di gelsomino, cioè un gelsomino un po' più soave, cioè, oddio, di traccia che ti rimane addosso, però non quel gelsomino potentissimo come potrebbe essere un Jasmine Full di Montallo, anche lo stesso Fil de Joie di Serge Lutin, cioè quei gelsomini veramente un po'... sento la morsa intorno al collo, eppure quelli mi piacciono, però questo è veramente... un gelsomino piacevolmente annacquato. Vi dico, io questo lo conoscevo, non l'ho preso in blind. In realtà qua in blind non ho preso proprio niente. No, dei decanti intendo, non ho preso nulla in blind, se non l'ultimo che vi mostrerò. Io l'ho sentito in profumeria, mi era piaciuto così tanto che avevo anche quasi pensato proprio di acquistarlo in full size. Però mi sono contenuta e sono tornata un attimo sui miei passi, perché purtroppo, avendolo provato addosso, vi posso già premettere che questo profumo dura veramente, veramente, veramente poco, e questa cosa purtroppo l'ho letta e quindi come un po' ulteriore conferma anche tipo su Fragrantica. Su Fragrantica ci sono tante recensioni di questo profumo in cui appunto sono tutti un po' sulla stessa falsariga, cioè bello ma non dura niente. Purtroppo mi devo associare al coro, bello ma non dura niente, quindi per un profumo che non dura niente o che c'è comunque la potenzialità che possa non durare niente, non ho voluto investire la taglia grande e ho voluto prendere il decant. Per il decant ci può stare, perché ragazzi è bello e buonissimo, cioè, ma anche qui ci aggiorneremo assolutamente presto su questo. Presto no, deve un attimo arrivare la primavera, però la primavera quella convinta, no? Quella primavera che alla fine stiamo con il maglione di cashmere, no? Però
vi ripeto, non dura niente, adesso me l'ho spruzzato, voglio vedere a sfizio quanto tempo mi dura. E questa è stata la vera grande novità, perché non lo conoscevo, ma l'ho voluto assolutamente prendere e mi sono sentita di prendere la scatola chiusa, uno per la, per l'amore verso il naso profumiere, due per l'amore verso la nota olfattiva. Parliamo di Luca Maffei e Tiglio. Ho preso Tiglio Mirabilis di laboratorio olfattivo. Avevo troppa voglia di sentire questo profumo, di avere questo profumo, anche per questo ovviamente ci aggiorniamo quantomeno a maggio, perché il Tiglio è un odore tipicamente estivo ed è un fiorito che però ha anche una componente fortemente verde, perché è proprio un odore proprio da albero, diciamo. Vi devo dire la verità, mi ha un po' spiazzato, perché mi aspettavo una componente mielata tipica un po' del profumo del fiore del Tiglio, un po' più accentuata, ma qui no, è un Tiglio che su me rimane abbastanza pulito e soprattutto abbastanza nature, cioè non sento tanto questa componente melata, lo sento un po' più sul secco andante. Ho tanta voglia di sentire anche il famoso Tiglio di un brand che non mi ricordo mai, però insomma dai, il Tiglio di... Vabbè, avete capito, quell'azienda di nicchia. Anzi, appello, se qualcuno lo decanta, mi facesse sapere in privato, se qualcuno decanta quel Tiglio, perché quello lo vorrei tanto sentire, mai visto una bottiglia dal vivo di quel brand, quindi, visto che è anche abbastanza costoso, però lo vorrei sentire, se qualcuno lo decanta, mi può scrivere o su Instagram o per email, lascio sempre nell'info box il mio indirizzo mail, insomma i miei contatti ce li avete. Niente, anche con questo Tiglio ci aggiorneremo sicuramente con l'arrivo della mia stagione prete, ovvero la primavera, e soprattutto quel pezzo di primavera che fa molto da anticamera all'estate, quindi anche con questo ci aggiorneremo. Comunque ci sono gli acquisti, comunque ci sono gli ingressi, ma come vi ho sempre detto, non è facile trovare un equilibrio tra la passione, la curiosità, la compulsione e il voler contenere gli sprechi. Questa è un po' la mia modalità, capisco che magari a qualcuno può far ridere, però mi sento molto meglio, a parte da un punto di vista finanziario, ma escluso quello, mi sento molto meglio anche psicologicamente nel sapere di... qui sono 6 profumi, cioè il sapere di non avere 600 ml di prodotto, ma 60, mi fa sentire molto 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 meglio. Ma se volete questo argomento lo potremo comunque approfondire in altri video, in altre sedi, perché comunque è una questione sempre abbastanza controversa, con cui mi trovo anche a scambiare con molte di voi in privato, proprio questa linea sottile tra lo spreco e il non spreco, tra l'esagerazione e la moderazione, insomma è qualcosa che anche eticamente, insomma, mi risuona dentro, quindi magari ne parleremo in un altro momento. Però non voglio assolutamente appesantire queste cose, ho voglia di fare shopping e l'ho fatto, punto e basta. Fatemi sapere a questo punto anche voi che shopping avete fatto con i saldi. Io non vedo adesso il timing del video, spero di essere stata sotto la mezz'ora, spero di sì. In ogni caso, se volete contribuire alla crescita del canale e sostenerlo, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di lasciarmi un like e di lasciarmi un commento. Detto questo, vi mando un grande abbraccio e vi aspetto qui nel canile molto presto con un altro video. Ciao!